Amici di Cani, Gatti e Compagnia, oggi abbiamo raggiunto Blessagno, un ridente comune sulle alture in provincia di Como, e oggi vogliamo parlarvi di un argomento molto importante. Come state vedendo, qui abbiamo dei bellissimi esemplari di Rottweiler, poi ve li presenteremo, un cane che forse troppe volte viene criminalizzato anche sulle cronache quotidiane per degli atteggiamenti, per degli episodi che possono portare a dei ferimenti oppure a delle uccisioni di persone. Ecco, il Rottweiler non è così. Adesso capiremo anche il perché qualche cane di questo genere può diventare in quel modo, ma noi vogliamo farvi vedere il lato positivo del Rottweiler, che è un cane da coccolare, da amare come tutti gli altri. E grazie, intanto c'è questo cucciolotto che mi lecca. Allora, per farlo appunto siamo ospiti di Decimo Righetti, che è un allevatore privato di Rottweiler, che proprio è stato lanciato da lui questo appello a dare un senso a questa razza. Sì, buongiorno a tutti, sì, perché tante volte viene veramente criticato, però è un cane che è buonissimo, è giocherellone, amante dei bambini, degli anziani, dipende tutto poi anche come viene cresciuto, ed è molto importante che venga educato bene, ci vuole comunque molto polso, perché comunque è un cane di prestanza fisica notevole, è un cane molto veloce, molto forte. E comunque rimane il fatto che è intelligentissimo e diciamo che seguendolo molto, educandolo molto, si può ottenere dei buonissimi risultati. Seduto di fronte, abbaia, 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 seduto, zampa, bravo, dai l'altra, l'altra, bravo, su, bacino, bravo. Parliamo un attimo di questa razza. Sì, allora è una razza che arriva in Italia circa nel 1950, è una razza che adesso sta prendendo piede, ma era poco conosciuta, e adesso invece sta entrando nelle forze dell'ordine, della polizia, così, perché è un cane che apprende molto, ha voglia sempre di lavorare, di esercitarsi, e niente... Noi vediamo che abbiamo un maschio poche. Una femmina e una cucciolina. La cucciolina a 4 mesi pesa 22 kg, il maschio 58 kg e la femmina 45 kg. Sono cani obbedientissimi, andiamo molto d'accordo, siamo molto amici, siamo legati molto e passiamo tanto tempo, perché bisogna passare molto tempo con questo cane. E hanno sempre voglia di fare, sempre, sempre voglia di fare. Ecco, diciamo quindi che non è il classico cane da utilizzare esclusivamente per la guardia, questo ha bisogno del contatto con la persona. Ha bisogno del contatto, certo, perché se vengono utilizzati per la guardia, vengono trascurati e così, naturalmente come qualsiasi cane, anche un pincher, se viene lasciato, che non viene curato, non viene guardato, diventa sicuramente cattivo, e questo influisce molto su come viene trattato il cane, come viene curato, eccetera. Ecco, perché viene considerato solo un cane aggressivo il Rottweiler? Perché li usavano per i combattimenti, perché sono cani che li hanno avuti anche ai tempi dei romani, li usavano come cani legionari, e poi sono stati cani che sono stati usati ai tempi di Hitler nella guerra, li mandavano con le bombe sotto i carri armati per far esplodere i carri armati, quindi sono cani che
impavidi e sono stati associati alla violenza. Sono stati associati alla violenza, certo, però non è proprio così, non è proprio il caso di... Tutto sta da come viene cresciuto. Ecco, e la quotidianità con poker e gli altri com'è? Ma diciamo che ci vuole l'impegno subito dal mattino, perché devono uscire, li devi portare a spasso, ci devi giocare, devi dargli da mangiare, li devi spazzolare. È una quotidianità molto bella perché ti tiene impegnato. Anche se arrivi la sera che sei stanco, però quando vengono lì ti fanno le feste, gli dedichi sempre il loro tempo, vivono in casa, in giardino, senza nessun problema. La cosa più bella che c'è sono proprio i rottweiler. Ed educarli com'è stato? Ma l'educazione del cane è impegnativa, cioè bisogna lavorare molto, bisogna avere molta pazienza, non bisogna essere cattivi nei loro confronti, non bisogna picchiarli, non è, perché poi non ti ascoltano più, rimangono terrorizzati e non fanno più l'esercizio con voglia, ma lo fanno in modo sempre spaventato, come per dire adesso mi fa qualcosa. Quindi ci vuole molta calma, bisogna andargli dietro col tempo, si incomincia intorno ai 6 mesi, poker vieni, si incomincia intorno ai 6 mesi, fino all'età di 2 anni apprendono molto, dopo diventa un... come si può dire, continuare a ripetere l'esercizio per un rinfresco, ecco, mantenimento, diciamo. Mantenimento di tutto quello che ha fatto fino a quel momento lì. Piede, andiamo. Seduto. Seduta. Seduta. Terra bene. Per le pirolette. Seduto. Seduto. Fermo lì, Fermo. Seduto. A terra bene. Pronto, Ecco. Bravo. Vieni. Seduto. Vai. Seduto. Vai. Eleonora, da quando è nata la tua passione per questa razza? La passione è nata quando è arrivato lui, che aveva 6 mesi in pensione da me, e la padrona non poteva più tenerlo e l'abbiamo ritirato noi. Io, andando dietro la televisione, avevo paura perché ho 2 bambini, però non è così. Ci sono cani che ti danno tanto. Come mai ti commuovi? Perché non mi va che lo trattano così, cioè venivano usati per i combattimenti, ma è colpa dell'uomo. Io sono così, io, loro sono come i miei figli, non gli manca niente, hanno bisogno delle medicine, delle orecchie, delle medicine, qualsiasi cosa io spendo, perché sono come i miei figli e ti danno tanto. Immagino che quindi, visto che voi comunque avete anche un allevamento di questi cani, lei è la fattrice, prima di un eventuale acquisto valutate bene la persona che avete davanti? Sì, la persona va valutata bene, perché ho provato a dare cuccioli a gente che dopo un mese me li hanno riportati, perché il Rottweiler è un cane con carattere forte, e se non gli fai capire che tu sei più forte di lui già da piccolo non va bene. Dipende dalla persona a chi lo dai, non è un cane comune come il pastore tedesco, come i pincher, è un cane con molto molto carattere e devi saperlo crescere, non va bene per tutti i tipi di persone. Fa bene la Svizzera, che fa fare degli addestramenti alle persone per vedere se sono adatti a questo tipo di cane, perché se non sei adatto non te lo danno. Ecco, appunto, qui siamo quasi al confine con la Svizzera. Cosa possiamo imparare da loro per quanto riguarda il cane? Cosa dei cani? Tanto,
perché qui in Italia purtroppo basta prendere e danno al primo che capita, e certe razze per certa gente non vanno bene. Infatti in Svizzera, prima di acquistare il cane, escono a vedere il territorio, se va bene, la recinzione, le metrature. Dopo, quando lo acquisti già da cucciolo, ti fanno fare dei corsi di obbedienza al seduto, stare al guinzaglio. E se non passi il test, il cane non puoi prenderlo, te lo fanno riportare indietro. Cioè devi essere adatto al tipo di cane, se no non te lo fanno prendere. Ci vorrebbe anche qua in Italia una cosa così, perché vedo tanti Rottweiler che vengono maltrattati e tutto per colpa soltanto dell'uomo. Non solo Rottweiler, Pitbull, cani di questa potenza che sono buonissimi, ma purtroppo per colpa dell'uomo vengono definiti dei demoni, diciamo. E poi finiscono nei canili. Nei canili, però dopo il canile chi ti prende un Rottweiler di 2 o 3 anni che quando vanno nel canile rimangono scioccati, è normale. Infatti anche i canili prima di dare un cane non lo danno al primo che capita, escono, vedono dove vive, come se è il posto adatto, come viene trattato, perché sono cani che escono dal canile con degli shock. A tanti coi bambini non lo danno, perché magari sono rimasti scioccati per i bambini e il cane non è adatto, non è mai stato abituato al contatto con i bambini. Un Rottweiler di 3 anni non puoi metterlo assieme ai bambini se non è stato cresciuto assieme. Fai pure il giro col cane della piazza, fai il giretto. Andiamo. Vediamo un po' che... Fermo! Andiamo di qui. Di lì. Poche di qui. Poche, seduto. Poche. Poche, fermo. Seduto. Seduto. Due a terra. Bravo. Fai le pirolette, poche. Poche, fai le pirolette. No, non riesci. Poche, seduto. Seduto. Giù a terra. Fai le pirolette. Bravo. E fai le pirolette. Poche. Fai le pirolette. Oh. Dai, andiamo. Però vabbè. Bravo! 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 Bravo. Bravo. Non mi riesce a capire! Vabbè. Ciao! Andiamo? Seduto. La zampa. La zampa. Bravo. L'altra. Dammi l'altra. Tu. Bravo. Il bacino. Dove il cane deve essere equilibrato, però se si avvicina, diciamo, una persona che è malintenzionata, va bene. Dani, vieni avanti col bastone. Andiamo poco. Basta, seduto. Adesso puoi accarezzarlo. Andiamo. Okay. Poker, dammi la mano. No. Vieni, dammi la mano. Vieni qui, seduto. Ok, adesso possiamo fare. Fermo lì. Poker, dov'è? Bravo! Bravo, seduto. Zampa, bravo. L'altra, bravo. Il Rottweiler cosa può dare dal punto di vista affettivo? Dal punto di vista affettivo, se li tratti bene, ti danno che loro come un altro cane. Sicuramente, tutto da come vengono trattati e dal carattere che gli lasci prendere man mano
Quindi è un perfetto cane da famiglia Rottweiler. Sì, sì, sicuramente non è così come si sente dire. Dopo è... No. Sta tutto nel padrone. Bravo, sì. Andiamo. Seduto. 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 E la zampa? La zampina? Bravo! A terra? Noi abbiamo visto Poker all'opera con dei bambini, con me, che sono una sconosciuta per lui, eppure è stato bravissimo, ha seguito i miei comandi. L'abbiamo visto anche con delle persone che magari hanno delle difficoltà. Sì, lui è un cane che sa stare, perché è stato educato anche molto bene, sa stare con dei bambini, con delle persone di una certa età, con degli sconosciuti, perché è giusto che sia così. Il cane deve essere molto equilibrato, deve rispettare i comandi che gli vengono dati soprattutto, e deve seguire il padrone o chiunque dovesse trovarlo per strada. Non deve essere una minaccia, o anzi, se trova una persona per strada, lui deve dimostrare la sua felicità, la sua cordialità, la sua simpatia, ecco. Lo portate anche a far conoscere i bimbi delle scuole? Nelle scuole no, però lo portiamo in giro nelle piazze, e così vengono molti bambini a vedere. Poi quando magari faccio gli esercizi si ferma sempre un sacco di gente a guardare, poi vogliono fare le foto, e poi vogliono fargli fare i giochi loro, della pallina, del biscotto, il seduto, la zampa e tutte queste cose. Lui lo fa con chiunque gli si presenti vicino. In conclusione, che messaggio ti senti di lanciare a chi ci sta ascoltando? Ma io dico che questo è un cane che va preso perché è un cane che ti dà molto, è una gioia averlo, e va educato molto bene. Ripeto sempre questa cosa perché è molto importante, e prendetelo perché vi darà tanto e vi darà tante soddisfazioni, ma non prendetelo per fare cose che non vanno bene, sempre per il punto di vista affettivo e di compagnia. E di compagnia, certo. Make some
Mm.